Io mi sono trovato la zella di San Giorgio, i colori sono quelli di San Giorgio, poi io capisco che nel mondo moderno, in pieno globalismo, credere ai santi è diventata quasi un'eresia, sei il capovolto del mondo. Beh, sicuramente, no, questo è il simbolo della resistenza della gente del Donbass, che non da due giorni, dal 2014, resiste contro i nazisti buoni, perché incredibilmente siete riusciti anche a scuotere i nazisti buoni, cioè in Ucraina ci sono le svastiche buone, i nazisti buoni che attaccavano ferocemente dal 2014 ad oggi la popolazione del Donbass. Io sto con quel popolo che si difende, il popolo russofono, da sempre stato russo, che è stato massacrato, attaccato e invaso dal governo di Kiev per procura. Putin in Donbass non difende solo il Donbass, quella è una trincea d'Europa, è l'ultima bandiera della tradizione e della civiltà, perché il discorso che fa Putin l'altro giorno è interessante, andrebbe analizzato in maniera molto più profonda, non è una guerra tra due stati, ma tra due visioni del mondo. Quando lui dice, ma voi volete portare genitore 1, genitore 2 in Russia, non dice una banalità, non fa una battuta alla Castellino, cioè lui difende il Dio, patria, famiglia, giustizia sociale, il mondo del lavoro, cioè lui dice, i speculatori, l'alta finanza in Russia non comanda, comanda il popolo russo.